un racconto che ho scritto io quando avevo 17 anni ed era un goticissimo racconto di zombie con pochissima ironia e tanto tanto sangue. Lo scrissi prima su un fogliettino di carta, poi su un Word del Windows 98, poi lo stampai e poi lo pubblicai su un sito che si chiama Parole Semplici. .wordpress.com, che è un sito che raccoglie dei racconti di giovanissimi e anonimi scrittori come il sottoscritto. Ho notato che quando postavo a manetta su Facebook o comunque sulla rete questo racconto che ho scritto, vedevo che era apprezzato, molto apprezzato. Allora, ho ben pensato, ho pensato bene, non lo so se è bene quello che ho pensato. Facciamone un film low cost, facciamone un film a basso costo. La verità è che questo nostro film è talmente a basso costo, ci finanziamo un po' con del budget personale, un po' con la vendita delle spillette, è talmente a basso costo che abbiamo deciso per forza di cose di rendere ancora più grottesco il racconto, ancora più demenziale. La trama è simile, però diciamo che è molto più comico il risultato filmico. Spero di non aver deluso le aspettative di nessuno, ma è bello anche variare, no? Fuoco Fatuo è un paese di quelli, sapete, quelli un po' fatiscenti e rovinati dall'isolamento e dall'ignoranza, dal basso numero di gente che è comunque stagna una comunità. Bene, questo è Fuoco Fatuo. Infatti, ogni personaggio ha un margine di umanità e di sentimentalismo molto molto basso. Sono tutti abbastanza brutali perché abbrutiti dall'ambiente, ecco. Per quanto riguarda il finalone, chi ha letto il racconto lo conosce il finalone, ma chi non l'ha letto non lo deve conoscere, almeno non adesso, quindi non anticipo nulla perché non è mio costume fare gli spoiler, specie dei miei lavori, dei nostri lavori. Di Sifoni Production, questa volta invece, che aveva un approccio più mollaccione riguardo all'organizzazione del girato, come accadde in Our Dogs Club, che ci abbiamo messo in pratica quasi 3 anni per girare un gangster movie a basso costo. Questa volta stiamo andando molto più veloce, vabbè. Comunque adesso stiamo facendo un lavoro, diciamo, più pignolo riguardo l'organizzazione. Non ci barcamenniamo più con scene tagliate, magari una scena con due persone che dialogano, al giorno di riprese uno dei due manca, allora facciamo prima uno e l'altro giorno l'altro. No, devono esserci tutte e due, o non si fa un cazzo, questa è la regola. Diciamo che il metodo, io l'ho chiamato metodo Pasanisi, questo qua di montare il giorno dopo per il giorno dopo ancora, che poi comunque esiste come metodo, l'abbiamo quasi del tutto accantonato. Tutto detto, ci siamo divertiti un sacco, un casino, anche perché visto che il film è bianco e nero, quando si giravano e si gireranno le scene di sangue, sembra che sul set sia arrivata la Befana, perché il sangue lo stiamo facendo con crema di cacao, Nutella, pocket coffee e glass di cioccolato, perché è un colore bello, scuro, lucido, che in bianco e nero fa veramente schifo, fa impressione, sembra veramente sangue, e quindi ogni volta sembra che è arrivata la Befana. Ci riempiamo di mosche ogni volta, però comunque come prodotto finito ne vale veramente la pena ogni volta che monto. Nelle musiche stiamo mettendo vari artisti locali di vario genere. C'è il New Wave con i Play on Tape, abbiamo scelto un pezzo dei Play on Tape da mettere, tra l'altro il cantante dei Play on Tape, Alan Wickers, fa una parte nel film, fa la parte di un DJ zombie che mette delle basi elettroniche mentre
durante una festa gli zombie sbranano così gli invitati. Di altri gruppi della scena musicale pugliese abbiamo scelto di mettere alcuni pezzi dei Teenage Riot, che fanno un bel rock potente e nel senso buono sporco, molto molto bravi Teenage Riot. E poi abbiamo scelto per esempio i Chimeras, una formazione di Trigiano che si occupa di musica elettronica e che ha fatto dei pezzi molto accattivanti per quanto riguarda le scene horror. A fine film vi avviseremo quando ci sarà la prima. Che cos'è lo zombie? Come l'abbiamo concepito nel film? Lo zombie per noi, oltre che essere uno dei mostri dei mostri più democratici della Terra, perché comunque gli unici film horror in cui l'attore protagonista conta poco e niente sono quelli di zombie. Perché i film di zombie, senza la forza delle comparse, e quindi quel tipo di attori che in altri film contano poco, nei film di zombie contano tantissimo. Le comparse diventano immediatamente protagoniste di un film, anche se effettivamente non sono primi attori. Gli ultimi diventano i primi. Questo è il lato positivo degli zombie. Non è scattante e selvaggio come il licantropo, anche se il licantropo c'è un bel parametro di sfiga pure lui, insomma. John Landis definiva il licantropo come schmeck, cioè brutto scemo. Dunque, non è scattante e selvaggio come lo sfigatissimo licantropo, non ha il fascino tenebroso del vampiro e non ha neanche quegli interessanti, magici e occulti rimandi storici del lontano parente dello zombie, che è la mummia. La mummia è un morto vivente a tutti gli effetti, però comunque ha le sue componenti magiche, esoteriche. Mentre invece lo zombie, porello, è brutto, lento, scazzonte, se posso usare un termine arabico, scazzonte vuol dire zoppo. Brutto, lento, zoppo, marcio, comunque sgradevole alla vista, ma che lui con tutta franchezza vuole dirti: compà, io ti voglio mangiare. La malattia dello zombie, la zombite è un po' come la lebbra, no? È come la lebbra. Qualcuno te l'attacca col solo contatto salivare, però tu non muori. Tu hai la lebbra, però hai invece c'è che morire tu fai morire gli altri. Ci vediamo alla prima. Ciao!